In totale il numero delle persone che hanno seguito il Festival Blues nella sua 36esima edizione supera sicuramente le 55.000. È dato centrale del bilancio che della rassegna fa l'amministrazione comunale di Pistoia parlando di un grande successo. Le 9 serate in programma hanno totalizzato circa 45.000 presenze con 3 sold out registrate per i concerti di Mumford & Son, Santana e Sting. A questo si aggiungono le migliaia di persone che hanno assistito a oltre 50 appuntamenti collaterali realizzati in vari spazi cittadini, alcuni anche insoliti come il giardino del liceo Forteguerri che ha ospitato una rassegna di band blues, i DJ set in San Bartolomeo e le apprezzate jam session al Circolo Arci delle Fornaci. Oltre il 70% dei biglietti, sottolinea Palazzo Di Giano, è stato venduto fuori della Toscana con oltre 3.000 presenze assicurate da turisti stranieri che hanno colto l'occasione per visitare Pistoia e la regione. In tanti hanno soggiornato per più di un giorno in città, soprattutto durante il weekend nel segno del rock, abbinando gli appuntamenti di sabato e domenica con Darkness e Dream Theater sul palco di Piazza del Duomo e concerti di sicuro richiamo rappresentati dalle esibizioni di Carlos Santana e di Sting. A sottolineare poi il radicamento che il festival ha con Pistoia, si cita il dato degli oltre 5.000 biglietti acquistati in città. Per la nota dolente della rassegna, il mercatino da molti giudicato un vero flop, l'amministrazione ammette che il risultato non è stato pienamente soddisfacente. Gli spazi disponibili erano per 143 banchi dislocati in un percorso da Piazza San Francesco via Curtatone e Montanara sino a Piazza dello Spirito Santo. Alla fine, su 57 aziende che si sono presentate, solo 41 avevano i requisiti per essere ammesse. E l'anno prossimo sarà dunque necessario avviare per tempo una riflessione anche con le categorie economiche della città. Intanto la 36esima edizione va in archivio e la conclusione del Comune di Pistoia con un grandissimo successo.